Le Aquila Calatine, lo Sporting Eubea. Quella giocata ieri è stata una giornata amara per entrambe le compagini. Lo Sporting di mister Costanzo, per la prima volta in questa stagione in campionato, ha conosciuto l'amarezza della sconfitta ad opera dell'Atletico Catania, una delle due squadre che capeggia la classifica, l'altra, il Città di Ragusa, come visto nel pomeriggio per via della messa in onda della nostra telecronaca, ha battuto i biancorossi di Mister Buoncompagni 1-0 il finale. Quindi le due calatine perdono ad opera delle due capoliste. È stata comunque una giornata interessante, se volete per certi versi indolore per le formazioni che stanno sotto le due di testa, perché vi si sono registrati tre pareggi e questi hanno condizionato, insomma, in maniera stazionaria la classifica, che adesso fra poco analizzeremo. È stata comunque una bella partita quella disputata al Giovanni Biazzo di Ragusa ieri tra appunto il Città di Ragusa e le Aquile Calatine, che hanno sicuramente sofferto nel corso del primo tempo, ma nella ripresa hanno giocato da Aquile, ma si sono dovute comunque scontrare con quello che è probabilmente il team sul piano tecnico più forte di questo girone D del campionato di promozione, una squadra certamente di altra categoria, il Città di Ragusa. Parleremo di questa partita in maniera dettagliata, ci sono episodi da analizzare, lo faremo grazie alla preziosa collaborazione dei nostri ospiti, che vado velocemente a presentare. Alla sinistra dei vostri teleschermi un benvenuto va ad Aldo Sortino, Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, presidente delle Aquile Calatine. Abbiamo il piacere di riospitare nei nostri studi Cristian Di Martino, grazie. anch'egli dirigente della formazione biancorossa, ma facente parte nello specifico del gruppo comunicazione delle Aquile Calatine, un'attività la loro importante per divulgare questo importante messaggio sportivo che, insomma, cercano di animare i giocatori delle Aquile Calatine. E allora entriamo nel merito, guardiamo i risultati che hanno caratterizzato l'ottavo turno per quella regina della schermata. Puntualmente eccola qui in onda, attendete un attimo invece la mia, eccola qui. Giornata che si è aperta con l'anticipo di sabato ad Augusta, dove appunto il Megara perde in casa ad opera del Marina di Ragusa. Quindi il Calcio Vittoria fa 5-1 sul Masca Lucia. Come detto, il Ragusa batte 1-0 le Aquile Calatine, D'Agata Santa Croce finisce 1-1, Rinascita Enetina Real Siracusa 1-1, prima sconfitta casalinga per lo Sporting Eubea, 0-3 il finale ad opera dell'Atletico Catania, e quindi Sporting Trecastagni anch'egli perde in casa ad opera del Paternò, 0-1 il finale, e infine 1-1 tra Adrano e ACI Sant'Antonio. Alla luce di questi risultati, la nuova classifica, appunto capeggiata da Ragusa e Atletico Catania, quota 19. Il Santa Croce segue a due lunghezze, 17, quindi il Paternò a 16, D'Agata e Sporting Eubea 13 punti, Marina di Ragusa 12, Sporting Trecastagni 11, Calcio Vittoria Aquile Calatine ferme a 10 punti, poi il Siracusa a 9, il Megara Augusta a 8, a 7 c'è l'ACI Sant'Antonio, l'Adrano a 6 e infine penultima posizione per la Rinascita Enetina con 4 punti, ancora ferma a 0 punti la città di Masca Lucia, che non ha sbloccato la sua classifica. Aggiungiamo semplicemente a questa graduatoria il fatto che il Città di Ragusa ha il migliore attacco, 26 gol all'attivo, 5 soltanto quelli al passivo. Allora, prima di entrare nel merito di quanto accaduto in questa ottava giornata, vorrei coinvolgere subito Cristian Di Martino per ricordare una persona. Tantissimi negli anni sono stati tifosi dei colori biancorossi del Caltagirone prima, delle Aquile Calatine oggi, una persona che anch'io ricordo con piacere e affetto, se vogliamo. Ci ha lasciato, andando, insomma, passando a miglior vita, uno dei tifosi storici del Caltagirone, il signor Salvatore Messina. Lo vogliamo un attimino ricordare, Cristian? Io a nome della società intanto porgo le condoglianze alla famiglia. Tra l'altro il signor Messina, il figlio Peppe, è stato anche dirigente delle varie squadre che sono state qui in città. È una persona che forse da 40-50 anni, ma forse anche di più, era sempre abbonato della C Caltagirone, della S Caltagirone. Una persona che puntualmente si presentava allo stadio, tutta la famiglia, anche i figli, quindi lo ricordiamo con affetto e ribadiamo le nostre condoglianze. Non so se il Presidente vuole aggiungere qualcosa, se ha qualche suo ricordo particolare. No, particolare no, perché in questi momenti è difficile trovare parole di conforto. Io
forse preferisco meglio quello che ha fatto Cristian, che ha portato le condoglianze in nome della società. Siamo tutti vicini al dolore della famiglia, meglio star zitti in questi momenti. Bene, ai quali ovviamente si unisce anche tutta la redazione sportiva di TVR Xenon. Allora, facciamo una prima analisi di questa partita. Sembrerebbe, per come è andato il primo tempo, che il divario tecnico tra le due squadre sia notevole tra il Città di Ragusa e le Aquile Calatine. In realtà è vero, ci sono quattro elementi, Presidente, dai valori tecnici elevatissimi, potrebbero benissimo giocare come hanno fatto del resto tra i professionisti, ma le Aquile, ecco, nel loro insieme, soprattutto nel secondo tempo, non hanno demeritato. Qual è la sua impressione dopo questa partita tanto temuta? Io, prima di addentrarmi al commento prettamente sportivo, voglio aprire una piccola parentesi e ringraziare la società sportiva del Ragusa per l'accoglienza sia prima, durante e dopo la partita. Evidentemente era palpabile, persone che sono abituate a fare calcio, per il modo come ci hanno ospitato. E devo anche ringraziare gli atleti del Ragusa, perché oltre ad essere bravi ragazzi tecnicamente, ma lo sono stati anche, diciamo, dal lato prettamente umano. Non ho sentito un ragazzo lamentarsi, dire una parola fuori dal seminato. Ecco, ci tenevo a fare i complimenti per l'ospitalità che hanno avuto nei confronti del Caltagirone. Chiuso questo. Cristian, sicuramente pensando alla correttezza del gioco, è la partita che vorremmo vedere ogni domenica. Beh sì, a parte il risultato. A parte il risultato, ovviamente. Però dico, quanto sottolineato dal Presidente mi pare molto importante, sì, no? Sì, perché sì, purtroppo sì. Questa è una lacuna che ogni tanto si riscontra. Sì, no, società insomma perfetta, ci hanno accolto in maniera egregia, come diceva il Presidente, sia prima, durante e dopo, nulla da dire. Ecco, sì, sicuramente certo un esempio. Allora, prima di vedere gli highlights, che cosa possiamo anticipare? Una situazione inedita per quanto riguarda la formazione biancorossa è stata rappresentata dalla presenza nel terzetto d'attacco di Mario Parisi come esterno alto sinistro. Parisi, che sappiamo essere un atleta dalle qualità atletiche molto molto importanti, e avrebbe dovuto dar fastidio, insomma, in qualche modo con la sua velocità. E purtroppo però il centrocampo biancorosso ha poco funzionato, soprattutto nei primi 20 minuti, quando ha sofferto il palleggio straordinario del Città di Ragusa, che faceva girare palla con assoluta facilità. Quindi le Aquile hanno più badato a chiudere bene gli spazi che non a impostare. Quando tentavano di farlo, lo facevano in maniera molto imprecisa, e questo ha molto condizionato la prestazione di Mario Parisi, che mai è stato messo nelle condizioni di poter, insomma, esprimere la sua velocità sulla corsia sinistra. Stessa cosa si può dire dall'altro fronte, dove Amaduccia aveva dato prova domenica scorsa in casa di una prestazione straordinaria, ma anche egli ha sofferto per le poche palle ricevute, ma anche perché probabilmente non è stata certamente la sua migliore giornata. Problema identico lo si è registrato con Abdoulaye, sempre molto attivo nel tenere impegnato i due centrali avversari. Questo non si è determinato purtroppo ieri. Cerchiamo di capirci qualcosa di più con le parti più salienti del match, montate come sempre da Francesco Cascino, per le immagini di Santo Sainbene. Gentili telespettatori, buon pomeriggio, benvenuti alla versione d'ascolto di questo match di calcio tra le formazioni di Città di Ragusa e Aquile Calatine. È l'ottava giornata del campionato di promozione Girone D. Veniamo velocemente alle formazioni. I biancorossi sono stati così schierati quest'oggi, con Polessi, Wally, Bartoluccio, Nicotra, Genovese, Nigro, Amadou, Commendatore, Abdoulaye, Ruscica e Parisi. Ecco invece l'undici messo in campo da mister Lavaccara: Schembari, Scribano, Buscemi, Ambrogio, Vindigni, Conti, Daniel, Arena, poi Pellegrino, Vitale, Nicola Arena e Suizzo. L'arbitro dell'incontro è il signor Fabio Franzò, della sezione arbitrale di Siracusa, assistito da Francesco Di Martino di Ragusa e Salvatore Zocco, anche questo della sezione arbitrale di Siracusa. Partiti intanto. E c'è punizione a favore del pallone di casa, già battuto da Pellegrino, lancio al limite pericoloso, il sinistro al volo e smanaccia in corner Polessi su questa battuta velenosa di Nicola Arena.
che dunque impegna per la prima volta l'estremo difensore biancorosso. La palla è recuperata da Buscemi, resta da tacco di Ragusa pericolosamente, carica il sinistro e quei pugni devia in corner Polessi, la violentissima battuta dai 25 metri effettuata da Daniele Arena. Secondo tiro pericoloso del Ragusa e secondo calcio d'angolo. Mette in gioco il pallone per il vicio di Daniele Arena, parte il cross raso terra, la palla che resta rigorosamente lì, scarica la sua botta, attenzione ancora Vitale e poi seconda battuta, il giocatore Nicotra mette fuori, reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo di mani commesso a Nicotra. Il destro di Arena e la palla ancora deviata in corner da un prodigioso intervento di Polessi. Il contrattacco del Ragusa pericoloso con Daniele Arena che si porta verso i 16 metri avversari, carica il destro, si distende con i pugni, allontana ancora Polessi. Quindi lo scambio preciso, ancora Arena che carica il sinistro, la palla sul secondo palo è di fatto raccolta da Daniele Arena che la manda sull'esterno della rete. Fischio dell'arbitro. Lo scambio, il cross è uno schema, la palla pericolosa, la palla sotto misura e il gol. Il gol di Vindigni, ha segnato Vindigni al 34esimo. Dunque, gentili telespettatori, cambia il risultato qui sul terreno di gioco del Biazzo di Ragusa. La formazione di casa passa in vantaggio esattamente al 34esimo grazie al gol sotto misura realizzato dal difensore centrale Vindigni su calcio di punizione battuto da Nicola Arena. Uno schema con il traversone al limite dell'aria, la palla filtrante per lo scatto dell'altro Arena, Daniele, che mette la palla in mezzo. Manca il primo intervento l'attaccante Vitale, ma in seconda battuta ci pensa il centrale Vindigni, proprio sotto misura, a mettere alle spalle di un incolpevole Polessi. Partiti intanto la concentrazione di Nicotra, il suo destro è in porta ma tra le braccia di Schembari che blocca senza difficoltà. È il primo calcio d'angolo a favore delle Acque Calatine, già battuto velocissimamente per la corrente di Nicotra. Nicotra, serie di finte, ancora Nicotra indietro per Bartoluccio, passa il cross a centro aria, la palla sotto misura e la prodezza di Schembari che si rifugia in angolo. Occasionissima gol delle Aquile sulla testa di Altamore. Altamore proprio a un metro dalla porta sembrava aver battuto l'estremo difensore Matteo Zanella, cross sotto misura, la palla per Sussoca e carica il destro, c'è credo una deviazione e ancora calcio d'angolo. Insiste in maniera ancora insidiosa la formazione biancorossa, ancora pericolosissima nella area di rigore avversaria. Il destro di Arena con i pugni allontana Polessi. In seconda battuta da Buscemi che mette in mezzo, chiama palla la fa sua, distendendosi Polessi. C'è spazio sulla sinistra per Nicola Arena che punta l'avversario, entra in aria, va dritto verso la porta e va a chiudere prodigiosamente Wally a mettere in calcio d'angolo. Adesso fischia, si può giocare, parte il cross a centro aria, la testa di Vindigni e la deviazione in angolo di Polessi e poi il triplice fischio. Dunque ribadiamo qui da Ragusa, città di Ragusa vince 1-0 sulle Aquile Calatine. È tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, prima di addentrarci su alcuni episodi che hanno caratterizzato questo interessantissimo match, la prima analisi generale la chiedo al presidente Aldo Sortino. Non lo so, io questa partita, perdere non fa mai piacere a nessuno, però sono uscito dallo stadio di Ragusa, non dico contento, ma soddisfatto diciamo delle prestazioni che ha fornito la mia squadra. Sono quelle partite che, dove tu ti vai a confrontare con la capolista e non perdi la faccia soprattutto. Evidentemente Ragusa è la squadra che deve vincere il campionato. Secondo me è una squadra che non ha niente a che vedere con questo torneo. Non lo so, forse si trova là per errore, per caso, perché è una gran bella squadra, quadrata in tutti i reparti, con delle individualità abbastanza spiccate, vedi Fratelli Arena, vedi Pellegrino e anche Vindigni. Vindigni è il difensore centrale. Il migliore in campo. Sì, in quello sì. Noi siamo stati il primo tempo un po' timorosi, siamo stati troppo rispettosi della capolista, però poi il secondo tempo abbiamo battagliato, potevamo anche pareggiare, però alla fine penso che bisogna essere soddisfatti, anche se, ripeto a dire, perdere non fa mai piacere.
però questa qua secondo me è una, tra virgolette, una sconfitta indolore, diciamo, mettiamola così. Diciamo anche che la formazione azzurra è riuscita ad entrare nell'area avversaria, soprattutto su calci piazzati, su azione una sola volta. E lì le Aquile Calatine, che in termini difensivi comunque hanno fatto una buona gara, sui piazzati hanno ancora qualcosa da imparare. Sei di questa opinione, Christian, o cos'altro vuoi sottolineare? Ma sì, come diceva il presidente, il primo tempo, insomma, non lo so, c'è stato un po' di timore, ma quando giochi con la capolista, con una squadra come il Ragusa, insomma, un pochettino puoi andare in tilt. Sì, sui calci piazzati, sì. Non lo so, forse è stato nell'economia generale, insomma, della partita, c'è stato qualche deficit da parte nostra. Poi nel secondo tempo abbiamo preso un po' di vitalità, non direi un calo del Ragusa, abbiamo iniziato a macinare noi. Infatti ci siamo presentati più volte in area avversaria, abbiamo ottenuto dei calci d'angolo, poi con l'entrata di Ciccio Altamore, insomma, si è rivitalizzato anche di Suso, che ha dato maggior movimento al centrocampo. Sinceramente è una sconfitta indolore, ecco, perché è la prima in classifica, perché è una bella squadra. Io sono convinto, non ho visto l'Atletico Catania perché ancora non l'ho visto, però veramente il Città di Ragusa penso che potrà vincere questo campionato, perché è veramente molto forte. Allora, abbiamo detto, ci sono alcuni episodi che dobbiamo mettere sotto la lente di ingrandimento dei nostri ospiti in studio, almeno quattro ne dobbiamo vedere. Inizierei intanto, prima di sentire le interviste con i due allenatori, col analizzare il gol che ha di fatto deciso la partita, quello che nasce sugli sviluppi di un calcio di punizione. Prego la regia guidata da Marco Raetano di mandare in onda l'immagine del gol che già durante gli highlights i nostri ospiti hanno visto. È uno schema che poi nel dopo partita Buoncompagni mi diceva conoscere, e quindi aveva, come dire, raccomandato ai suoi di fare attenzione a questa soluzione su Piazzato, ma ciò malgrado l'errore c'è stato. Dove è stato, presidente, secondo lei? Errore. Bravissimi loro, o c'è un errore di piazzamento? Partiamo dal fatto che è stato, diciamo, una bella trama di gioco. Se errore possiamo dire, o meglio, una nostra leggerezza, che se ce ne sono due sulla stessa linea, se magari che è Nigro, se non sbaglio è Nigro. Sì, sì, Nigro, e poi dietro c'è Bartoluccio. Esatto, sono sulla stessa linea. E praticamente può darsi che magari se il Micro fa qualche passo più avanti, allora, visto che c'è Bartolucci sulla stessa linea, però sa, a posteriore è facile giudicare. Per me sono stati anche bravi loro, o soprattutto bravi loro. Io non posso imputare nessuna colpa alla difesa, perché a parte che ha retto benissimo tutto l'incontro la difesa, per cui lì sono tutti piazzati. Per me sono stati bravi loro. Cristian, schema perfetto dunque, o si poteva fare qualcosa di meglio in termini, sì, difensivi? Lo schema è certo, poi il finale, insomma, schema perfetto, ecco, perché poi ha fatto gol, quindi. Però certo c'è un errore certamente nella fase difensiva, però ci può stare, ecco, insomma, il calcio è anche questo, fai lo schema, c'è l'errore e prendi il gol, ci può stare, ecco. Bene, allora sentiamo la prima analisi del dopo partita, quella che abbiamo raccolto con l'allenatore biancorosso Samuel Buoncompagni. Arriva. Allora, cerchiamo di spiegare questa gara che è stata dominata, possiamo dire, nel primo tempo dalla formazione di casa, molto meglio le Aquile nel secondo tempo. Parliamo del primo, molto bravi loro o erano fin troppo intimoriti i tuoi giocatori? Ma secondo me abbiamo perso un po' di tempo a prenderci le misure, così in gergo si dice così. Però che vuoi, di fronte abbiamo una squadra che a mio avviso si sta passando il tempo in questa categoria. Cioè, per loro è come se fosse un campionato aziendale, gente che attacca la profondità, fa tanto movimento senza palla. Abbiamo sofferto questo, loro sono bravi, non sbagliavano un passaggio.
e sono bravi nell'attaccare la profondità, sono bravi a fare tanto gioco senza palla e noi spesso e continui, nel secondo tempo arrivavamo in ritardo. È successo questo, poi che vuoi, sono persone di altre categorie, quindi appena concedi un minimo, un tantino ti puniscono, anzi Nicola è stato miracoloso in due o tre occasioni e potevano fare il gol. Il rammarico sinceramente è che abbiamo preso gol su uno schema che io gli avevo spiegato, il rammarico è che non sono riuscito a pareggiare con Ciccio Altamore di testa. E quindi per come è andata la partita alla fine c'è un po' di rammarico, però io penso che comunque questa squadra, il Ragusa, già a febbraio ha vinto il campionato. Allora, nel secondo tempo l'occasionissima già citata di Altamore al 18esimo, Altamore che era subentrato ad Abdullahi, man mano tu hai cambiato tutto il reparto offensivo delle Aquile e il gioco insomma è migliorato, da che cosa è dipeso? È dipeso proprio per questo, ho cambiato un poco qualcosina, ho neutralizzato il loro play basso che era la fonte del loro gioco, mettendo su commentatore e lì un poco si è avuto un risvolto, perché loro hanno, a parte che sono calati un po' fisicamente, hanno un po' subito diciamo la nostra pressione, i nostri attacchi anche con un attacco fresco. Allora Presidente, la sensazione è stata, oltre a quello già in maniera molto chiara detta da mister Buoncompagni, che la formazione biancorossa si è fatta un attimino troppo schiacciare. Abbiamo visto poche volte insomma uscire Bartoluccio da un lato, Wally dall'altro, questo ha permesso appunto ai loro due esterni bassi di stare molto alti e favorire la circolazione della palla. Ha qualcosa a che fare questo che abbiamo visto nel primo tempo col problema, tra virgolette, mentale che ha la squadra di Buoncompagni? Diciamo, si concede come queste pause di non disinvoltura caratteriale? No. O hanno fatto bene ad essere umili e quindi dire questi sono tecnicamente più forti, allora badiamo insomma a difendere bene? Allora no, secondo me, intanto precisiamo che prima di domenica io non ho visto una squadra che ci ha messo sotto e di questo me ne rammarico, che gli ho detto anche a loro. Domenica siamo stati un po' timorosi perché non riuscivamo a venire fuori con la palla, lanciavamo, liberavamo la palla a 30 metri e questo favoriva loro perché avevano modo di impostare da dietro, perché tutte le loro azioni venivano fatte da dietro, il terzino che avanzava e l'Indigni che poteva impostare. Poi nel secondo tempo è cambiato qualcosa e allora siamo venuti fuori con la palla e Fraseggi a un paio di metri e lì li abbiamo messi in difficoltà. Lì abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo liberati diciamo, di tutta la paura, siamo stati più sfrontati, più sbarazzini, mettiamola così. E abbiamo creato le nostre occasioni laddove potevamo anche pareggiare. Però alla fine, ripeto a dire, sono quelle sconfitte che non ti lasciano scorie. Va detto, poi lo sentiremo anche nelle altre dichiarazioni che abbiamo preparato con il mister Lavaccara relativamente alla città di Ragusa, sentiremo anche il direttore generale Massimo Parisi, oltre alla tecnica loro ci hanno messo anche l'atletica, nel senso che il pressing a centrocampo è stato anche abbastanza efficace il loro, è questa anche la spiegazione, cioè hanno speso particolarmente le energie nel corso del primo tempo e che sono poi venute meno nel secondo, secondo te? Guardi, io sì, forse hanno speso tanto il primo tempo e poi c'è stato un calo, anche se io sono convinto che poi siamo entrati al secondo tempo con più coraggio, con più, ecco, dice giusto Samuel Buoncompagni, forse abbiamo ritardato l'entrata in partita. Però io vorrei sottolineare una cosa, notavo che i lanci dei nostri difensori o comunque dei centrocampisti andavano sempre fuori, poi mi sono accorto, insomma, così guardando, che insomma, adesso non è una giustificazione per carità, però le dimensioni del campo erano un po' più piccole, ridotte rispetto al nostro, rispetto ad altri, quindi poi una squadra che si allena lì, che gioca corto, insomma fa bingo. E questa è una piccola cosa, non so se... No, sicuramente... è molto importante perché ne avevamo parlato anche prima che iniziasse la trasmissione, per vincere una partita bisogna mettere insieme tutta una serie di componenti, è chiaro che il Città di Ragusa si trova assolutamente a suo agio su quel terreno di gioco che, come evidenziato da Cristian Di Martino, ha
qualche metro in meno, circa 5 in lunghezza che in larghezza rispetto al Pino Buongiorno, dove invece giocano le Aquile Calatine. Poi lo stesso Massimo Parisi, prima che iniziasse il match, mi faceva notare anche il tipo di fondo, che qualitativamente non è lo stesso del Pino Buongiorno, che è veramente un autentico biliardo, è tra i migliori, se non i migliori, in erba sintetica che si possono incontrare in questa categoria. Il Giovanni Biazzo aveva un fondo invece con erba sintetica sì, ma molto schiacciata, un attimino scivoloso. E quindi una squadra, giustamente come ha detto Cristian Di Martino, abituata a come dire, dosare i passaggi in una certa maniera, soffre anche i 5 metri che vengono meno. Infatti, in larghezza e in lunghezza, e questa è una non è un attenuante, no, ma è un motivo. È successo più volte, se ci facciamo caso, ecco, della partita, più volte sia Mario Parisi che Amadou la palla non riuscivano a raggiungere perché usciva troppo presto. Sì, ma anche la misura, ecco, il modo con cui si dosa il passaggio è diverso su un campo, terreno veloce, certo, e uno meno come il Pino Buongiorno. Sono, come dire, tante piccole componenti che poi determinano, insomma, quello principale del risultato. A questo punto, altro episodio molto importante del primo tempo è quando praticamente c'è stato un intervento con le mani, non con le mani, di Nicotra in piena area di rigore, che ha fatto gridare al calcio di rigore il team azzurro delle città di Ragusa. Prego la regia, se siamo pronti di mandare in onda questa situazione, eccola qui. E già chiedo lumi ai nostri ospiti con il presidente Sortino. Che cosa ha visto in questa situazione? Allora, si vede qua. Sbatte sul petto, sul collo, all'altezza del collo, petto. Sicuramente magari nel rimballo avrà anche un po' sfiorato il braccio, però da qui a decretare il rigore ne passa. Cristian. No, secondo me no, è sul collo e poi c'è il movimento delle braccia che è istintivo, perché sta quasi per arrivare in faccia e quindi istintivamente le braccia si avvicinano, ma non l'ha toccato con le mani. Perfetto, mi sembra assolutamente chiara, abbiamo avuto fra l'altro una ottima immagine, quindi quanto accaduto si è visto perfettamente, come dice giustamente Cristian, l'istinto è di insomma proteggere il volto, e quindi, ma come ha fatto notare il presidente, prima sbatte sul petto e poi eventualmente sulla mano che stava per proteggere il volto. Anche loro, diciamo, che hanno fatto una protesta molto educata, molto civile. Sì, infatti, il rumore è arrivato più dagli spalti che non dal campo. Sì. Allora, a questo punto, prima di chiudere la prima parte, sentiamo quanto dichiarato al nostro microfono dal tecnico azzurro Calogero Lavaccara. Commentavamo prima con Buoncompagni due tempi diversi, il primo letteralmente dominato dalla formazione azzurra che avrebbe potuto arrotondare il risultato. Ha qualcosa mister Lavaccara da recriminare ai suoi per non averlo fatto e ha un attimino sofferto alla fine? No, non ho niente da recriminare. Diciamo che il primo tempo abbiamo stradominato e se fosse finito con un punteggio più largo non ci sarebbe stato nulla da dire, ma abbiamo trovato sulla nostra strada un Palessi che sapevamo essere un portiere difficile da battere. E nel secondo tempo abbiamo più pensato a gestire il risultato, e questa forse è l'unica pecca della mia squadra. Non abbiamo pensato a chiudere la partita e continuare a fare quello che avevamo fatto nel primo tempo, questo anche grazie alle Aquile Calatine, che hanno cambiato un po' atteggiamento e hanno alzato il baricentro, non ci hanno fatto giocare, voglio dire, non abbiamo rischiato nemmeno niente al secondo tempo, se andiamo a contare tiri in porta fatti, non abbiamo rischiato veramente niente. Noi dal canto nostro dovevamo pensare più a chiudere la partita, invece l'abbiamo tenuta in bilico fino alla fine, però la vittoria è strameritata. Una valutazione invece sugli avversari, che sicuramente hanno avuto grosse difficoltà nel prendervi le misure nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa. Questo merito delle istituzioni fatte da Buoncompagni o voi altri avete, come appena detto, un po' tirato i remi in barca? Ma direi un po' l'uno e un po' l'altro, ripeto, loro si sono sistemati un po' meglio in campo, hanno preso appunto le misure giuste. E noi non abbiamo pensato più che altro a far male l'avversario, ma a gestire la palla, anche perché abbiamo giocatori dotati di una buona tecnica, quindi sulla gestione della palla siamo abbastanza sicuri. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Sicuramente, ripeto, anche merito di Buoncompagni, che il secondo tempo ha sistemato la squadra meglio. E molti dicono con questa squadra vincerà il campionato già a febbraio. Cosa risponde Lavaccara?
che assolutamente non è così. E noi dobbiamo pensare domenica dopo domenica, come abbiamo visto anche i risultati delle altre, l'Atletico Catania ha vinto, quindi non sarà così facile come tutti pensano o dicono. E noi di questo ne siamo consapevoli. E la cattiveria e la rabbia agonistica vista nel secondo tempo, quando le Aquile Calatine ci hanno messo, diciamo, un po' in difficoltà, lascia trapelare proprio questo, che noi non pensiamo, e siamo una squadra umile, non pensiamo che vinceremo il campionato già a febbraio, ma dobbiamo vincere le partite domenica dopo domenica. Assolutamente condivisibile la disamina tattica di mister Lavaccara, che fa bene a stare con i piedi per terra, conscio insomma delle difficoltà, delle insidie che man mano si possono incontrare lungo un campionato, fermo restando la forza tecnica di questa squadra, che, presidente, è molto forte, merita la posizione che sta occupando, ma non è una squadra imbattibile. No, imbattibile squadre non esistono. Di fatto ha perso già una partita ad opera dell'Atletico. Di imbattibile squadre non esistono, però è una seria candidata alla vittoria finale, perché c'ha tutti i crisma di una vera capolista. C'ha umiltà, forza fisica e forza tecnica, gioca a memoria, una trame di gioco che non hanno niente a che fare con questo campionato. È difficile vedere quelle trame di gioco che ci hanno fatto vedere ieri in questo campionato. Secondo me è una squadra che merita la testa della classifica. Poi se alla fine riuscirà o non riuscirà, non, ci sono tanti fattori che giocano a favore e a sfavore. È difficile analizzare, come dire, con assoluta neutralità il match, Cristian, ma sforzandoti un attimino, se tu dovessi trovare il pelo nell'uovo, una pecca sullo schieramento tattico della città di Ragusa, dove ha qualche lacuna, secondo te? Insomma, è difficile risponderti. Proprio ieri non ha mostrato alcuna lacuna. Sinceramente non ha mostrato alcuna lacuna, però il fatto che questa squadra abbia perso lo scontro diretto a Catania con l'Atletico, poi il fatto che comunque al secondo tempo hanno avuto un calo, abbiamo detto prima perché hanno dato troppo al primo tempo, forse sì, però insomma una squadra che comunque vuole vincere il campionato deve ridurre questi tempi morti, chiamiamoli così. Sicuramente ancora è presto per dare un giudizio definitivo. Io mi auguro che avranno delle difficoltà quando verranno qui al ritorno, in modo che ne approfittiamo. Bene, allora siamo sì un attimino in ritardo, ma c'è da ascoltare la prima parte della dichiarazione che ci ha rilasciato il direttore generale delle Aquile Calatine, Massimo Parisi, che tesse le lodi insomma agli avversari. Sentiamolo. Nel secondo tempo un'altra squadra. Sono calati loro o siete migliorati voi? Beh, intanto precisiamo una cosa. Intanto stabiliamo cosa intendiamo per valori tecnici in campo. Noi abbiamo un'ottima squadra per questa categoria, per quello che è il nostro traguardo. Ma non dimentichiamoci, allora mi viene di dire non scarsi noi, ma forse troppo al di là loro. Come qualità tecnica, come giocatori, come spessore tecnico, come inquadratura di squadra. Io devo fare i complimenti ad una squadra che secondo me farà un torneo a sé, se non che devo avere il piacere di vedere l'Atletico Catania per capire se ha questa caratura tecnica, ma per quello che ho visto in campo io, il nostro portiere ha fatto grossi interventi. Il primo tempo lo hanno giocato come la qualità della squadra ha dimostrato di essere, quella del Ragusa, e meritavano ampiamente di passare in vantaggio. Noi abbiamo fatto la nostra partita non perché siamo troppo scarsi, ma perché ritengo che il valore dell'altra squadra sia imbottita di troppi elementi di caratura diversa. Il secondo tempo siamo usciti fuori, senza ombra di dubbio, ma anche, bisogna ammettere, per un calo atletico della squadra che abbiamo incontrato. Il calo atletico è stato evidente, noi siamo usciti fuori. Potevamo, per assurdo, anche pareggiarla la partita in un frangente di gioco dove ha visto il nostro giocatore tirare in porta di testa, e potevamo anche pareggiarla. Ma ritengo che per i valori espressi in campo, per quello che ho visto io, per la capacità di gestione della palla e capacità tecnica, credo che questa sia una squadra che già l'avevo premessa prima,
l'avevo promesso prima quando mi hai fatto questa domanda, ritengo che sia una squadra che faccia un campionato a sé. Quando vedrò l'Atletico ti saprò dire se può contrastare questa forza. Ovviamente Massimo Parisi si riferisce a quando, insomma, appunto le Aquile Calatine incontreranno l'Atletico Catania per fare, insomma, un paragone. Allora, non mi pare che ci sia per il momento altro da aggiungere, siamo un attimino in ritardo, nella seconda parte tante altre cose interessanti, altri due episodi da analizzare, un fuorigioco fischiato a Mario Parisi e poi un'altra situazione interessante, se volete, per certi aspetti, è l'espulsione combinata a Nicotra proprio all'85esimo e altre interviste. Questo dopo la breve pausa pubblicitaria.